Salve a tutti i lettori di Tecnomic.tv, io sono Matteo Badini e benvenuti nella mia prima recensione di una camera. Oggi parliamo della A6300, che è il nuovo modello dei Sony che rimpiazza la A6000, macchina con cui ho girato da gennaio fino ad oggi tutti i video che avete visto su questo canale fatti da me. Il corpo di questa macchina infatti è molto simile al suo predecessore, è solamente un pochino più largo e ha qualche pulsante in più, ma mantiene purtroppo tanti difetti che aveva. Prima di tutti il LED di notifica della scrittura sulla schedina SD, che rimane sempre sotto alla macchina di fianco allo sportellino per la batteria e per la scheda SD. Poi ha ancora lo schermo che fa solamente il tilt, e proprio questo schermo non è che sia proprio il massimo, insomma, fuori si vede abbastanza bene, è abbastanza luminoso e la risoluzione è buona. Il problema è mettere a fuoco, che sarà veramente una pena, soprattutto quando registrando in S-Log. Per questo io vi consiglio sempre di portarvi dietro un monitor esterno, soprattutto quando fate qualcosa di molto veloce come eventi sportivi o qualcosa comunque dove dovete prendere il fuoco abbastanza velocemente. In compenso però il mirino di questa macchina è molto buono e quindi potrete usarlo sia quando state facendo qualcosa con la macchina a mano o quando avete il treppiede fisso e dovete semplicemente vedere come mettere giù la scena. Ma a parte questi difetti, perché di questa macchina si è parlato così tanto? Più che altro per il sensore, perché è veramente fantastico, è sempre un 24 megapixel APS-C e ora ha la possibilità di registrare in 4K e in 1080p a 100 frame al secondo. Il 4K di questa macchina è veramente veramente nitido e mi piace un sacco registrare in 4K. In realtà è un 6K downscalato al 4K, quindi la qualità del dettaglio è ottima. Anche il 1080p è molto buono e non si noterà tanto la differenza quando downscalerete il 4K a 1080p, perché già ha una qualità veramente buona. Solamente quando zoomato molto, allora lì noterete che il 4K ha un po' più dettaglio. Con il 100p però, con il 100 frame al secondo in 1080p potrete fare lo slow motion, e lo slow motion è possibile farlo anche in camera, ma io vi consiglio per uso professionale di farlo in post produzione, semplicemente perché il file con lo slow motion in camera sarà un po' più rumoroso e non sarà così nitido. Il rumore però non è un problema di questa macchina, infatti il sensore di questa nuova Sony è migliorato ulteriormente rispetto alla vecchia come low light. Già la vecchia mi aveva stupito per il suo prezzo e per quanto riuscisse a sopportare alte quantità di ISO, ma questa è ancora meglio. Certo non sarà una 7S o una 7S Mark II, ma ho delle clip girate a 6000 ISO 6400 e ISO 8000 che sono perfettamente utilizzabili e mi hanno veramente stupito tantissimo, perché non mi aspettavo affatto di poter girare delle clip a ISO 6400 e poterle utilizzare come se niente fosse, anzi avere anche un ottimo risultato. Inoltre questa macchina ha l'abilità di registrare in S-Log, ovvero il formato flat della Sony, per aiutare tutti i videomaker con la correzione del colore. Quindi quando dovrete registrare qualcosa e poi post-produrlo e fare una correzione del colore attraverso LUT eccetera eccetera, l'S-Log vi aiuterà molto in questo. Ha sempre l'abilità di registrare in AVCS, AVCHD e in MP4, che non ci registra più nessuno tranne le Canon. Abbiamo girato con alcuni miei amici, appena ricevuto questa macchina, un piccolo cortometraggio che vi farò vedere ora per farvi provare un po' la macchina e far capire cos'è. Thank you.
Bene, spero che il cortometraggio vi sia piaciuto. Ormai siamo quasi alla fine della recensione. Direi che questa macchina è veramente ottima e ve la straconsiglio anche per uso professionale. A parte i difetti che ho detto all'inizio e che non si può cambiare l'umidità del monitor quando si registra in 4K e neanche il bilanciamento del bianco quando siamo in esposizione manuale. E boh, anche c'è stato un aggiornamento software, speravo che queste cose venissero cambiate, ma non è stato così. È un'ottima macchina e quindi veramente vi consiglio, se avete 1000 euro, di comprarla, perché li vale tutti. Io l'ho presa non con la lente in kit, ma semplicemente il corpo, e invece che la lente, spendere quei soldi per la lente in kit, ho preso un adattatore Sigma MC11 per adattare tutte le lenti Canon in modo molto più sicuro rispetto a un adattatore da 70 euro. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e se avete altre domande, visto che non ho detto proprio tutto, lasciatemi qua sotto nei commenti. Questa macchina ha anche abilità foto, ma io ho deciso di parlare più che altro di video perché come foto è rimasta molto simile alla A6000. E quindi lasciate un pollice in su se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!